Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questo gruppo di trebbie, questo pack, l'Agico Combine, è fatto da Big Boss. È uscito freschissimo, era un pochino che era in WIP, l'ho avuto un pochino prima sempre per preparare tutto quanto, per darci un occhio. Ho deciso, beh, di presentarle uno per correttezza, perché come sapete sono partner Sono partner loro, quindi appunto mi sembra un po' corretto. E poi sono veramente ben fatte, ci ha lavorato su, sono dei bei modelli, hanno fatto solite funzioni, non ha nulla di nuovo, di entusiasmante, di eccezionale, però con le mod che ci sono in giro vi dico che queste qua sono tanta roba. Allora, è un pack appunto di tre, c'è la Ferguson, la Gleaner e la Challenger, che appunto Giulia ce l'ha anche nella realtà, perché lui è agricoltore, ha la Gleaner qui. Ci ho parlato un pochino l'altro giorno, mi ha detto che adesso col modding ci ha calcato meno la mano, perché appunto con l'azienda agricola, con i lavori, non riesce tanto a starci dietro, e quindi diciamo che non ha proprio appunto il tempo effettivo materiale per stare dietro al modding, e basta. Comunque di questo pack credo uscirà un'altra versione, con le cingolate, con le versioni track. E un'altra cosa vi dico: se trovate qualche differenza da quella che state vedendo, quella che andate a scaricare, è perché magari sul pack definitivo fa qualche modifica, fa qualche sistemazione, quindi se trovate qualche appunto differenza è per quel motivo lì. Ok, allora, faccio vedere appunto subito dove le trovate. Categoria mod, sempre la coglitrice, vedete, eccole qua, c'è la Gleaner, Challenger, Ferguson. E queste due praticamente, che vedete che hanno il ruotino, sono appunto per far sì di montare le ruote doppie. Ok, le trovate, se le doppie intendo, nella categoria varie. Vedete qua c'è le Michelin Dual Wheels, vi appare il solito pallet sullo shop, andate col tasto M, le montate e siete a posto. Poi le barre le trovate sempre in categoria lame, eccole qua. Allora, ce ne sono una sfilza, quindi allora la prima, questa qua, l'Agico 8200 Flex, è la 10 metri e mezzo, diciamo quella senza carrelli portanti, dovete avere appunto il carrellino suo, che poi appunto c'è, eccolo qui. Poi avete queste due, ci sono praticamente da qua in poi sono a coppie, ci sono quelle a 12 metri e mezzo, le vedete che c'è il Dynaflex, e il Dynaflex vedete c'è scritto OR. Praticamente la differenza delle due, di queste due qua, è praticamente l'aspo. Nella realtà mi ha spiegato Giulia che loro nel loro paese, appunto per trebbiare diverse culture, hanno le barre con l'aspo diverso. Ad esempio questa, non so quale delle due serve per la soia, per esempio, e quindi è per questo che ha fatto due modelli differenti con l'aspo differente. Sono tutte quante a tappeto, appunto non hanno la coclea intera, ma sono appunto a tappeto flessibile. E basta, queste due sono uguali, sono solo appunto schienate Challenger, schienate Ferguson e schienate Gleaner, sono appunto quelle le loro differenze. Qua c'è il carrello per la barra, che adesso andremo a vedere subitissimo, che è questo qui, serve per portare la barra a 10 metri e mezzo, la 8200, la prima che vi ho fatto vedere, eccolo qua. Normalmente funziona sempre col blocco manuale del carico, e via. Come vedete ha il dirt, che sì, c'è, però ha qualche scaramuccio, secondo me, qualche dettaglio, qualche sistemazione in più lo poteva anche mettere. Comunque va bene, vi ho spiegato il motivo qual è. Qua è il carrellino, è anche abbastanza bello. Ok, veniamo alle trebbie. Allora, sono, diciamo, di modello, sono tutte quante identiche, nessuna, cioè sono praticamente le stesse, cambia solo le skin. Come appunto modello mi sono piaciute, non ho visto niente di anomalo, neanche di speciale, appunto sono abbastanza semplici, però c'ha l'IC, appunto ha il dirt, ha qualche cosa in più di quelle che si riesce a trovare in giro, e ben fatte, perché diciamo che ci sono proprio di quei casini che è meglio lasciar perdere.
Niente, volevo farvi vedere, vabbè, se per comprare le doppie vi appare appunto questo bancalino qui, vi avvicinate col tasto M, le montate, insomma, il solito come nel 13. Andiamo a vedere subito all'indoor sound e anche l'IC che è sempre attivabile tramite invio del numpad. Qui a sinistra abbiamo la possibilità, scusate, sentite un po' la voce bassa, ma sono un pochino raffreddato, quindi portate pazienza. Allora, qui a sinistra abbiamo questo IC sul montante della cabina che apre e chiude la scaletta laterale. Manca l'IC della porta, quindi siamo chiusi dentro. Qua a centrale abbiamo la colonna dello sterzo che si può abbassare. Qui sopra abbiamo la luce del pipe, che è praticamente quella del canotto. Qui a destra abbiamo questo piccolo computer che possiamo accendere e ci dà la possibilità di vedere le camere, cioè le telecamere, non le camere. Un attimo solo che. Ma li mortacci sua. Ok, perfetto. Occhio a non dare col pannello in giro perché vedete cosa fa lo schermo, non vedete più una tega. Eccolo qua. Ok, le telecamere attivabili, cioè che possiamo disporre sono quella dietro, quella del pipe e quella del gancio traino. La 4 e la 5 dovrebbero attivarsi con la barra, adesso dopo comunque andremo a vedere, controlleremo. Qui a destra nella plancia comandi abbiamo la possibilità di appunto aprire il pipe con questo IC che c'è nel joystick. Qui indietro abbiamo l'attivazione del cutter, che è ovviamente l'accensione della barra. A destra abbiamo l'apertura del tank per il crano. E infine quest'ultimo è il chopper, che appunto serve per attivare e disattivare l'andana della paglia. Ok, perfetto. Quindi apriamo. I tempi di apertura sono un po' accelerati, secondo me. Perfetto. Come vedete, appunto, le altre due barre hanno il carrellino, cioè le ruote come quelle default che vi dicevo. Pesantezza grafica praticamente è inesistente. Il modello è tutto sommato è buono, mi piace. Le gomme sono ben fatte. Ok, agganciate, basta che appunto fate ripiega barra. Come animazioni ha il rotore qui laterale, poi se notate ci sono anche le puleggie dentro qua che girano, poi comunque farò vedere, anzi lo faccio vedere adesso senza questo qua. Girano solo le pulegge, ma le cinghie restano diciamo ferme. Cochlea a posto. Vedete questa qua che ha l'aspo differente che vi dicevo dall'altra. Qui. Ok, perfetto, facciamo un giro. Controlliamo le camere, visto che sono qua, le telecamere, che sono queste camere. No, ok, sono proprio morte, allora, perfetto. Nel piantone destro della cabina vedete che c'è il pannellino a 7 segmenti, LCD, che segna velocità e giri. Anche l'ammortizzazione del sedile. Se notate, diciamo, della plancia, sì, appunto del sedile passeggero, vedete. C'è anche il joystick appunto animato, vedete quando fate la retro e quando andate avanti. Come particle non c'è nulla di nuovo, sono sempre gli stessi. Abbiamo qualche punto di animazione in più, come tipo
meccanismo che fa reazionare il tricepaglia dietro e tutte le appunto parti per il per spandere la paglia trinciata. Sound è default, è come una trebbia originale, diciamo, non ha nulla di nuovo. Qui davanti sulla barra vedete che c'è il c'è l'animazione del cardano, non del primo ma del secondo. Non so se si vedrà dal video, comunque cioè, è anche animato sul primo, diciamo, sull'aggancio della, della barra. Come tu dicevo, il dirt c'è, è anche abbastanza veloce, come vedete sto già zozzando le ruote. Qua nel pannellino a destra, che è solito quello che guardiamo le camere, c'è la possibilità di vedere quanto è pieno il tank. Vedete là che va sul numeretto 2000-2200 e bla bla bla. Fermo. Lampeggianti, fanaleria a posto. Invece ok. Ma che carina la LED dietro. Stop, ci siamo. Vedete anche nella colonnina dello sterzo che si illuminano le spie. Fanaleria è questa qui. Qua. Bene, ok, questo è quanto. Come avete visto, sono delle buone trebbie, credetemi, giocateci, provatele perché meritano. Vi ripeto, con quello che c'è in giro è veramente tanto. Comunque, come ho detto all'inizio, Julian non ha moltissimo tempo per il modding, quindi diciamo, se vediamo un po' le mod così alla cazzo, tra virgolette, che non sono alla cazzo, è per quel motivo lì, purtroppo non ha tempo per gestire tutto quanto, quindi fa quello che riesce, comunque grazie a tutto il lavoro e al tempo che ci dedica, quindi dateci un occhio, scaricatele, fatemi sapere se vi piacciono, cosa ne pensate, se ho dimenticato qualcosa sul video fatemi sapere. E basta, per il resto vi lascio il link in descrizione e basta, ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!